La linea è rimasta, quindi le tre fasi del tempo, come le gestiamo e il tempo come lo gestiamo. È nostro, abbiamo queste 24 ore al giorno, come le vogliamo gestire, bene o male? È bene, dipende da noi. Se vogliamo gestirle bene, allora chi ben comincia è già a metà dell'opera, dice il proverbio. Allora al mattino ascoltiamo la sveglia che ci sta parlando, ci dice: Giv Giago, svegliati. Oh, svegliati! Ascoltiamo la sveglia, la nostra amica. Migliore la sveglia. Ogni mattina ci dice quello che dobbiamo fare. Se noi ascoltiamo la sveglia tutte le mattine, il 33% di tutto il nostro lavoro è fatto. Non è poco, 33,33. La sveglia che ci dice, svegliati. Prima la ascoltiamo, adesso che abbiamo tutti questi apparecchi, penso che anche voi abbiate questa abitudine di mettere la prima, la seconda, la terza, perché non è facile svegliarsi subito. Però prima la ascoltiamo e meglio è. Se riusciamo ad ascoltarla al primo squillo, e ci svegliamo, e siccome pratichiamo il Bhakti Yoga, Hare Krishna, è la prima volta che vieni? Come ti chiami? Antonella. Benvenuta. Ah, forse avevi chiamato ieri. Ah, ecco, allora sei riuscita. Dai, benvenuta. Allora, apro una piccola parentesi per Antonella, che è qui per la prima volta, se non sente parlare di sveglie, dice qua, dove sono venuto? Sono, è un negozio di orologeria. No. Allora, questo è un centro del Movimento per la Coscienza di Krishna, dell'ISKCON. È un'associazione che c'è in tutto il mondo e noi pratichiamo il Bhakti Yoga. Yoga vuol dire unione con l'assoluto, Bhakti in un sentimento di amore e di devozione. Studiamo la Bhagavad Gita, questo testo dal quale stiamo prendendo spunto in questo momento. E i Veda in generale, la parola Veda significa conoscenza, sono testi molto antichi dai quali noi traiamo la nostra fonte di ispirazione. In questo capitolo della Bhagavad Gita, Krishna descrive ciò che lo rappresenta, un po' come, che ne so, cos'è che rappresenta Torino? Ecco, un oggetto a caso. È la mole, no? Quindi uno vede la mole anche se è a Tokyo e si ricorda di Torino. Eppure per uno che non sa cos'è, no? È un oggetto come un altro. Invece uno vede un souvenir della mole antonelliana a Tokyo, dice: Ah, Torino, mi ricorda, lo rappresenta. Okay? Quindi questi elementi che stiamo analizzando rappresentano Dio, cioè Dio Krishna si manifesta nella sua forma personale e anche attraverso questi elementi che egli stesso elenca. E quindi dice: Io sono il tempo inesauribile. E quindi stavamo parlando del tempo e del fatto che non è illimitato il tempo. Quindi una persona intelligente fa bene i conti. Tutti noi, prima di uscire di casa, ci guardiamo in tasca. È vero o no? Cioè, se devi sì, se devi sì, ti guardi allo specchio, giustamente, un attimo, aggiusti un attimo i capelli, il ciuffo. Le donne si mettono il rossetto, le cose, i trucchi, il vestito, eccetera, t'aggiusti. Ma poi prima di uscire cosa fai? Dai un'occhiata,
se devi andare da qualche parte, se hai 1 euro, 100 euro, se devi andare a fare la spesa, devi avere dei soldi in tasca, devi prendere l'autobus o qualunque cosa. Quindi ti guardi un attimo quanto ho a disposizione, giusto? Ah, devo fare la spesa, quanto ho? 1,50 euro. Ma meglio che resti a casa, perché che spesa fai con 1,50 euro? Niente. Prenditi il japa e canta Hare Krishna con più intensità e resta a casa, perché non hai l'energia per andare a fare l'acquisto, no? Quindi una persona usa prima l'intelligenza e poi i muscoli, e poi gli organi d'azione. Quindi, quanto tempo abbiamo a disposizione? Noi siamo qui a Torino da 3 anni e mezzo, giusto? Sono passati velocissimi questi 3 anni e mezzo. 10 volte questo periodo sono 35 anni. 10 volte questo periodo. Niente. 20 volte sono 70 anni. Non credo che tra 70 anni molti di noi saranno ancora in questa forma umana. Me lo auguro. Magari hanno scoperto un elisir particolare, ma è improbabile. Cioè, a conti fatti, con la realtà che stiamo vivendo, fra 20 di questi periodi nessuno di noi avrà più questo corpo. Quindi quanto tempo abbiamo a disposizione? È ancora meno di quello che pensavamo 5 minuti fa, è vero o no? Quindi con poco dobbiamo cercare di acquistare tanto. Uno va a fare la spesa e dice no, non ho 1,50 euro, ne ho 12. Non è che non prende un carrello di quelli giganti e va al super mega store e comincia a girare, c'è poco da andare in giro. Prenditi il carrellino, quello piccolo, prendi 4 cose in croce, l'essenziale, no? Perché hai pochi soldi, ok? E cerca di fare del tuo meglio per prendere il massimo con i pochi soldi che hai. Quindi bisogna calcolare bene i nostri mezzi, i mezzi che abbiamo a disposizione. L'energia, del tempo, è così preziosa, molto più del denaro. Quindi se uno è attento a quanti soldi ha in tasca prima di andare a fare un acquisto, quanto di più dovremmo essere parsimoniosi nell'utilizzo del nostro tempo. E quindi organizzare bene. Ah, uno si organizza, dice ok, devo spendere 2 euro per la pasta, 1 per il riso, che ne so, 3 per le verdure, 1 per un po' di latte di soia per la colazione di domattina. Cioè si organizza, usa l'intelligenza anche per fare la spesa. E come vivi? Oh, come viene, viene. Ma come viene, viene? Come organizzi le tue giornate? Come mi sento? Ma come ti senti? Poi non ti meravigliare se ti senti male alla fine, perché non ti sei organizzato bene. No? Se vogliamo sentirci bene, dobbiamo organizzarci bene. Quindi, quanto tempo abbiamo a disposizione? Prima di tutto, non lo sappiamo. E quindi già questo è un grande punto di domanda che ci dovrebbe mettere di più sull'attenti, diventare dei buoni osservatori. Secondo, per ben che vada, abbiamo 20 periodi come quello che abbiamo passato qui a Torino, fino adesso, ma no? Una settantina d'anni, via, siamo positivi anche per chi ne ha già compiuto qualcuno, ma oggi facciamo un regalo, è l'ultima festa della
nella domenica del 2018, ma sì, facciamoci un bel regalo. Campiamo a lungo, 20 di questi periodi. Che Hayagriva Prabhu se lo ricorda, infatti fai i conti perché siamo arrivati qua insieme la prima volta, dici, ma qua sono passati come delle frecce questi 3 anni e mezzo. Ecco, altre 20 di queste frecce e uno arriva al capolinea. Come programmiamo questo tempo che in accordo alla Bhagavad Gita è Krishna, rappresenta Krishna. Come vogliamo trattarlo Krishna? Bene o male? Bene, vogliamo trattarlo bene. Allora utilizziamo bene il tempo che rappresenta Krishna. E già questa è una cosa buona. Poi dice sono l'inizio, la metà e la fine. Quindi, quando è il nostro inizio realmente? È quando noi abbiamo conosciuto Krishna. Perché prima uno vive, ma in realtà è come se fosse un vegetale. O un animale, to meglio, un po' di più di un vegetale. È un animale, mangia, dorme. Si accoppia e si difende, ma un animale non è tanto di più. Sì, ha dei sentimenti, ma anche i cani hanno dei sentimenti per la cagna, no? O per il padrone, no? Anche gli animali hanno dei sentimenti. Però se uno non diventa consapevole della propria natura spirituale, e non diventa cosciente di chi è e di chi è il proprietario di tutto quello che abbiamo intorno e di come vivere in coscienza, in questo tipo di coscienza, la vita è più o meno animalesca, lo dicono i Veda, non è che lo dico io, no? Dharmena hina pashubhir samana ahara nidra baya maitunamscha samanya metat pashubhir naranam. Mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi sono le attività comuni agli umani e gli esseri umani. Dharmena hina, senza dharma, pashubhir samana, come un animale. Quindi queste sono affermazioni dei Veda che noi ripetiamo per trarre ispirazione per noi e dare informazione a chi ancora queste informazioni non le ha. No? Quindi qual è il nostro inizio? Il nostro inizio è quando abbiamo incontrato la coscienza di Krishna, quando qualcuno ci ha informato e ci ha detto ehi, non sei questo corpo. Hai passato 10 anni, 20 anni, 30 anni della tua vita pensando di essere un corpo e pensando di dover morire alla fine. Non sai chi sei, non sai chi sono gli altri, non sai chi è il proprietario di tutto, non sai nemmeno se esiste un proprietario di tutto. Quindi chi sei? Un nessuno che cammina. Vabbè, almeno cammini, è già qualcosa, ma non sei nessuno. Quindi quando cominciamo a diventare qualcuno, quando cominciamo a capire chi siamo, chi è il proprietario e comprendendo noi stessi, cominciamo a vedere gli altri in un'altra ottica. Cioè quello lì che per una partita di pallone poi si sono arrabbiati perché uno ha perso, l'altro ha vinto, poi si insultano, poi si intossicano. Il problema è quello lì che si intossicano come tantissimo. Quindi gli intossicanti fanno andare fuori di testa, allora siccome tu sei della squadra avversario io ti ammazzo. E quello l'hanno ammazzato sul serio e adesso sono in galera, giustamente, per fortuna, no? E probabilmente se ci rimangono un po' è meglio, così
lì almeno non possono più prendere intossicanti, cominciano a riflettere su quello che hanno fatto, eh? Ma per una partita di calcio, perché? Perché sono ignoranti, non sanno chi sono, vivono come animali, cercano le soddisfazioni alla meno peggio, quello che gli arriva, eh? E il risultato qual è? Niente, uno ammazza un altro per una partita ed è in galera. Ditemi voi se quello lì è il modo per usare la forma di vita umana. Ma se aveva la forma di un cane era meglio, faceva meno danni, almeno non poteva guidare la macchina. Quindi noi entriamo in contatto con la coscienza di Krishna e questo è il nostro vero inizio, perché cominciamo a dire: ah, ecco chi sono, ecco perché sono qui. Allora tutto quello che c'è intorno a me non è mio, è suo. E quindi bisogna utilizzarlo bene, perché Krishna ce lo presta e se vede che lo utilizziamo bene, ce ne presta di più e più a lungo. Se vede che lo utilizziamo male, non ce lo presta più. Come tutti noi, no? Prestiamo la nostra macchina o il nostro motorino o il nostro, che ne so, un libro, che i libri di solito non si prestano, ma facciamo l'eccezione, ti presto il libro, il giorno dopo me lo ridai, allora la prossima volta te ne presto un altro perché vedo che sei di parola. Ma se ti presto un libro e poi non me lo ridai più, è chiaro che la prossima volta non te lo presto più. Quindi noi siamo qui in prestito, non siamo proprietari di niente, Hare Krishna. E come Krishna dice nella Bhagavad Gita, sempre dice: Bhoktaram Yajnatapasam Sarvaloka Maheshwaram. Io sono il proprietario Sarvaloka Maheshwaram, il proprietario di tutto, il controllare di tutto. Quindi niente è nostro, tutto è suo. Allora, se noi riconosciamo il proprietario, dobbiamo, però vediamo che ci presta tante cose, tutto quello che vogliamo in ultima analisi, tutto quello che ci meritiamo. Se lo utilizziamo bene, Krishna ce ne dà sempre di più. Io mi ricordo quando siamo venuti proprio all'inizio, che non avevamo niente, mi ricordo, 50 euro in tasca, per fortuna, almeno quelli per arrivare da Bergamo a qui, un po' di libri e tanta buona volontà e ci siamo messi in moto. E forse Krishna ha visto che abbiamo utilizzato bene quei 50 euro, per fortuna. I libri che abbiamo distribuito sono andati in buone mani, il Lakshmi, i soldi che abbiamo raccolto. Non è che abbiamo distribuito i libri e poi la sera abbiamo detto: ma sì, andiamo a mangiarci qualcosa. E se no finiva tutto ed sarebbe finito tutte le speranze. Invece l'abbiamo utilizzati bene, allora Krishna ce ne ha prestati degli altri. Dice: ah, stati bravi, te ne presto ancora. Allora abbiamo distribuito altri libri, è entrato altro Lakshmi, che Lakshmi è la dea della fortuna, noi di solito non lo chiamiamo soldi, lo chiamiamo Lakshmi perché è la dea della fortuna, si è presentata, abbiamo cercato di utilizzarla bene e allora si è moltiplicata. Le volte che l'abbiamo utilizzato male ci sono arrivate un po' di mazzate. E anche quelle sono servite. Però, in linea di massima, da come eravamo a come stiamo adesso, vuol dire che qualcosa abbiamo fatto di buono. Tutti insieme, perché tutti insieme l'abbiamo fatto, non è uno, due, tre. No, qui c'è un lavoro di squadra ed è una squadra che aumenta. Tutti i volontari del Food for Life, tutte le persone che hanno portato il loro contributo, chi ha portato un mazzo di fiori, chi ha portato solo la propria presenza. Se siamo qua tutti insieme, se ero da solo, andavo di là e mi mettevo a leggere.
un po' affranto perché dicevo, ma come, non c'è nessuno, però non avremmo fatto il kirtan, non avremmo, quindi anche solo la presenza è un grande valore che uno porta e offre a Krishna, offre al maestro spirituale, dice guarda io tutto quello che ho sono qui. E quindi l'inizio, la metà e la fine. L'inizio l'abbiamo superato, abbiamo cominciato a capire chi siamo. Adesso ci prepariamo alla metà. Come vogliamo che sia questa metà? Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare in modo di produrre tanta energia da offrire a Krishna. E quindi poi anche la fine seguirà il suo destino, no? L'inizio, la metà e la fine. E il tempo in questo modo lo centelliniamo, lo usiamo bene. Dobbiamo cantare 16 giri di japa al mattino. Come li cantiamo? Aspetta, che ore sono? Devo finire i giri. Ma quello lì non è il mantra. Quello lì è meglio che torni a dormire. Più o meno. Che fai meno offese. No, bisogna centellinarli. Sono 1728 mantra. Quant'è? Vabbè, per quel numero lì, 1700 e qualcosa, mi sembra 1724, mantra, e possiamo cantarli tutti bene, tutti male, qualcuno bene, qualcuno male. Con quanta attenzione cantiamo ogni mantra, perché in ogni mantra Krishna è presente. Quindi come trattiamo Krishna? Come vogliamo che sia la nostra giornata? In base a come trattiamo a Krishna cantando il suo japa. Allora in quel modo, man manà, diventiamo coscienti di Krishna, cioè la nostra mente entra in collegamento con la mente di Krishna. Quindi noi pensiamo a Krishna, allora anche Krishna pensa a noi. È come in una relazione, no? Se ci sono dei pensieri reciproci fra una persona, fra due persone, allora si crea una sintonia, un'armonia che può crescere e passare dalla rasa della neutralità alla rasa dell'amore. E quindi Krishna vede che noi ci colleghiamo con lui e dice però, guarda, sta pensando a me. Allora anche Krishna pensa a noi, perché non dovrebbe farlo? È una persona. Ma poi ci guarda meglio e dice, sì, ma sta pensando a me mica tanto bene. Pensa un po' a me e un po' a qualcos'altro. No? Non c'è un rapporto continuativo. E allora anche Krishna reciproca e dice, vabbè, ogni tanto penso anche a te, do un'occhiata, come va? È in Maya, vabbè, resta Com'è? È in Maya, ma sta pregando di uscire da Maya. Ah, bravo! È uscito da Maya. Ah! Quindi in base, lo dice Krishna, yeyatamam prapadyante, Tamstataiva Bhajami. Io tutti seguono la mia via in un modo o nell'altro e come si abbandonano a me, in proporzione io li ricompenso. Quindi qua come usiamo il nostro tempo? No? Mi viene in mente Antonella, ti chiami? Che mi ha telefonato ieri e mi ha detto, tanto lo posso dire, anzi approfitto per fare un invito per la festa di domani. Abbiamo organizzato questa festa dell'ultimo dell'anno non perché sia una festività nostra che noi seguiamo, ma
siccome qualcuno ce l'ha chiesto, ho detto, ma dai, facciamolo, anche l'anno scorso l'abbiamo fatta, l'anno scorso era di domenica, allora abbiamo detto sì, allunghiamo la festa la domenica fino a mezzanotte, ma quest'anno viene di lunedì e noi siccome il mattino ci alziamo presto, la nostra festa comincia alle 4, non puoi andare a letto troppo tardi, no? E non l'avremmo festeggiato l'ultimo dell'anno, perché per noi non è che sia una festa, è più una festa mondana, no? Però alcuni amici hanno detto, dai, ma sarebbe bello come l'anno scorso tutti insieme, altrimenti poi certi non sanno dove andare. Abbiamo detto, vabbè, allora uniamo l'utile al dilettevole e organizziamo la prossima festa. Allora Antonella ha detto, vengo alla festa. Ma ha detto una bella cosa, posso dire anche questa al telefono. Io sono vegetariana, qui intorno c'ho tutte persone che si mangiano altre cose, io non ci voglio stare. Quindi mi ha fatto bene a organizzare una festa, che è vegetariana, in armonia, ci saranno delle belle sorprese, divertimento, poi alla fine un bel kirtan, un bel bhajan tutti insieme, perché il modo migliore per prepararci all'anno nuovo è cantando Hare Krishna, è cantare con intensità tutti insieme, Krishna, per il prossimo anno fa che io possa diventare più cosciente di te e della tua meraviglia, del tuo fascino, di tutto quello che sei, che io so niente di quello che sei in realtà. Noi cosa sappiamo di Krishna? Lo 0,00, pochissimo, eppure già così affascinante, anche se sappiamo pochissimo. Immaginiamo se cominciamo a conoscerlo di più, a comprenderlo di più. È come il Mahamantra, eh? Quanto gusto c'è nel mantra? Ognuno ha il suo, ma immaginiamo se veramente cominciamo ad apprezzare ogni sillaba del mantra. Ma questo è possibile solo se la nostra mente non è distratta dall'illusione materiale. Quindi questo è il modo per utilizzare bene il tempo, diventare coscienti che il tempo non è nostro, rappresenta Krishna, ne abbiamo poco. Quel poco dobbiamo valorizzarlo al massimo e allora si espande. Il bello del tempo è che si può espandere o comprimere, in base alla nostra coscienza. Infatti, se cantiamo bene, il tempo si espande. Non, perché non siamo più soggiogati all'influenza del tempo, l'influenza intesa in modo negativo, che distrugge tutto. Perché? Perché siamo entrati in un'altra energia, Mahatmanastu mam partha daivim prakriti mashrita. Abbiamo preso rifugio nella daivi prakriti, nell'energia divina. E nell'energia divina non c'è il tempo, o meglio, non è della stessa natura del tempo che c'è qui. Quindi possiamo cantare e ogni mantra si può espandere. Mi diceva Vladimir l'altro ieri, stavo cantando e per un paio di mantra, vero o no? Il tempo, perché? Perché stava cantando con attenzione. Un mese, quant'è? Poco più di un mese che è qui e sta utilizzando bene il suo tempo. Da quando è qui, non perde un attimo, dal mattino alla sera. E l'ha utilizzato bene fin dall'inizio, da quando ha trovato questo bigliettino che gli hanno spedito tramite telefono, lui ha visto, ha detto, ah, interessante, vado a vedere, ha usato bene il suo tempo. E da quando ha trovato quel bigliettino a oggi sta usando bene il tempo e sta diventando sempre più cosciente di Krishna. E si vede.
Quindi ognuno di noi ha il suo libero arbitrio e può utilizzare il tempo bene o meno bene, dipende da quello che vogliamo fare da grandi. Allora, se impariamo a usare bene il tempo e tutte le energie di Krishna e cominciamo a conoscere noi stessi e cominciamo a conoscere Krishna, allora diventiamo grandi nel senso vero del termine. Altrimenti restiamo bambini che litigano per una partita di calcio, per i soldi che non ci sono, perché la mamma è cattiva e perché ci sono 1.674 miliardi di perché essere bambini. E quindi uno cresce, invecchia, ma non cresce realmente, invecchia e basta, e rimane un bambino nelle mani di Maya. Invece, grazie alla Bhagavad Gita, grazie a Krishna che si è preso la briga di venire nel mondo materiale, ma cioè è come per noi andare in galera, nel senso chi è che vorrebbe dire, cioè, chi è che stasera dice, beh, andiamo tutti insieme a fare a passarci una settimana in galera, no, senti, con tutto il rispetto, magari un giorno, chi lo sa, speriamo che un giorno potremo andare a portare il prasada, ma anche in prigione, no? Perché i detenuti sono lì, poveracci, magari qualcuno si è pentito veramente, qualcuno magari è dentro ingiustamente, qualcun altro giustamente non si è pentito, ma poveraccio, magari ha bisogno d'aiuto, quindi magari un giorno riusciremo, ci sarà il gruppo che andrà anche in prigione, però dopo un'oretta che sei lì e gli hai distribuito il prasada, dici vabbè, adesso torniamo al tempio. Non è un posto così allettante dove andare a stare, giusto? Quindi per Krishna il mondo materiale è una prigione, è Durga che sovrintende al mondo materiale. Quindi Krishna dice no. Ma ogni tanto devo andare ad aiutare queste anime dimentiche. E viene, e durante tutta la sua permanenza, se noi leggiamo il libro di Krishna e il Bhagavatam, nei quali noi troviamo una minima percentuale di tutto quello che ha fatto realmente Krishna nella sua permanenza, ha fatto un sacco di cose. Ma tantissime, e tutte quelle che ha fatto sono state di un'importanza incredibile, compresa una in particolare, che è durata solo una quarantina di minuti, nella quale ha impartito la Bhagavad Gita ad Arjuna. E ditemi voi se Krishna non ha usato bene il tempo. Ha speso i 40 minuti nel mondo materiale più importanti di tutta la sua permanenza, forse, perché è da chissà, da migliaia di anni che miliardi di persone traggono ispirazione grazie al fatto che Krishna ha passato bene quei 40 minuti. E quindi ringraziamo in più, una volta in più, Krishna, del fatto che ci dà l'esempio. Io sono il tempo, sono rappresentato dal tempo, ma io per primo lo utilizzo bene. Quindi prendi esempio e usalo bene anche tu. Quindi questo è il modo per usare al meglio il tempo, usarlo in modo cosciente di Krishna. Poi la mente materiale non ne vuol sapere all'inizio, dice no, voglio guardarmi la partita, no, voglio andare su Facebook, no, voglio andare di qua, voglio andare, la mente materiale vuole andare dappertutto meno che qui. Perché? Perché è l'inizio della sua fine. E quindi lei ti dice no, il Mahamantra, no, la sveglia del mattino, no.
E tu dici, sì, aspetta un attimo, è una vita che ti ascolto, adesso lascia fare un attimo, faccio io, di testa mia. No, adesso mi prende il japa e canto con intensità. Studiare i libri? No, devo chiacchierare. Se tutto il tempo che abbiamo sprecato a chiacchierare con i mille più vicini di telefono, di casa, del mondo, l'avessimo usato per studiare il Bhagavatam, a quest'ora, avevamo già fatto il giro dei 12 canti. Diverse volte. Quindi, cos'è che stavo dicendo prima di questo? La mente dice grazie, la mente dice no, studiare, sai quando devi andare in acqua, no! E invece poi ti tuffi e stai da Dio, giusto? No? Quindi quando noi dobbiamo aprire questi libri, prima dobbiamo prenderli. No, non li prendere, devo comprare le sigarette. Ma quelle sigarette, è una vita che fumi. Prendi quei 5 euro e comprati il libro e smetti di fumare. Prendi il libro che già sei andato contro la mente. Poi lo apri, cominci a leggere e ti immergi in una realtà totalmente trascendentale. A quel punto la mente materiale si purifica. E prima diceva no! E poi dopo un po' dice, sì, perché non è più la stessa mente, si è trasformata. Siamo riusciti a trasformare gli elementi materiali in spirituali. Quindi questo è il metodo della coscienza di Krishna. E se noi prendiamo ispirazione, qui dice, sono il tempo inesauribile e sono Brahma. Brahma è il creatore dell'universo. Quindi Krishna afferma che c'è Brahma. Quindi io chi sono per dire, per mettere in dubbio la sua parola? Ognuno di noi, chi è per mettere in dubbio la parola di Krishna? Quindi se Krishna dice che Brahma lo rappresenta in questo mondo, noi dobbiamo avere fiducia che esiste Brahma e che è il creatore. E spiega Prabhupada nel commento, ci sono vari tipi di Brahma in accordo agli universi. E qui c'è una storia molto bella di Brahma che è andato al palazzo di Krishna. È Brahma, l'architetto dell'universo, la persona più importante dell'universo, in confronto il presidente della nazione più importante del mondo, che non voglio neanche citare, ma è una formica, giusto? Immaginiamo se passa di qui una formica adesso e dice io sono la formica più importante del mondo, ma chi te qua? Cioè, ridiamo tutti, no? Quindi Brahma, che al confronto di veramente una personalità importantissima, è andato a trovare Krishna. E chi sovrintende, no, al palazzo è andato a Krishna e gli ha detto: c'è Brahma che è venuto a farti visita. E Krishna gli ha detto: ma di quale Brahma si tratta? Quindi aiutatemi, non mi viene la parola. Questo usciere, insomma, questo attendente di Krishna è tornato e gli ha detto: ma tu che Brahma sei? Come che Brahma sono? Sono Brahma. E lì c'è questo lila, lui capisce, adesso non ricordo i dettagli di questa storia, ma Krishna gli fa vedere che ci sono un sacco di altri Brahma e lui aveva quattro teste, ma tutti gli altri avevano 8, 16, 32, 64 multipli. Quindi, perché in altri universi ci sono altre
altre dimensioni magari molto più vaste delle nostre. E quindi questo Brahma, dal pensarsi così importante, così grande, ha detto: ah, e quindi Krishna gli ha dato un insegnamento dal quale noi possiamo attingere, no? Ognuno di noi, il falso ego ci fa identificare e ci fa pensare di essere così importanti, il centro dell'universo. Io so, io so come giocherebbe meglio gli Albardi, dicono. So io come giocherebbe meglio l'Inter, il Milan, la Torino. Se metti quel giocatore lì, ma come fai a mettere quel giocatore lì che in tasca c'hai 10 euro, quel giocatore lì? Costa. Però il falso ego si identifica, no? Io so come si può gestire bene un tempio, però tanti che hanno pensato così poi sono spariti e hanno cantato Hare Krishna per un po', però adesso magari fanno qualcos'altro, no? Ma il falso ego di ognuno di noi si identifica con ciò che non è. E ci dà un'idea della realtà distorta. Quindi l'associazione dei devoti è importante perché ci fa ridimensionare il falso ego alla realtà vera. E quindi il nostro io diventa: io voglio servire Krishna. Ditemi come si fa. È sempre l'io. Perché l'io non viene mai a mancare. Nattevaham jatunasam natvanneme janadipa, dice Krishna. Né io, né tu, né tutti questi re cesseremo mai di esistere. Il nostro io rimarrà per sempre, c'è da sempre e rimarrà per sempre. Ma se si identifica con ciò che non è, va fuori strada, prende delle sbandate paurose, alle volte delle botte in testa da paura. E se siamo fortunati e preghiamo Krishna umilmente, Krishna magari ci fa rientrare in carreggiata. Magari con qualche cerotto, una cicatrice qua che per fortuna non si vede, un po' acciaccati, ma siamo di nuovo in coscienza di Krishna. E allora, grazie a questa paura, a questa sofferenza, il nostro io diventa: io posso servire Krishna, mi date gli elementi. Adesso ho capito che voi avete degli elementi più di me. Mi date degli elementi attraverso i quali anch'io vorrei servire Krishna, se mi aiutate. Questa è l'associazione dei devoti, è per questo che Rupa Goswami dice: Adho Shraddha. L'inizio è Shraddha, avere un po' di fede che possa succedere qualcosa di bello nella vita. Ma il passo successivo è subito Adho Shraddha Tathā Sadhu Sangha, l'associazione dei sadhu. Perché nell'associazione dei sadhu il nostro falso io diventa vero io. E non è facile entrare da quella porta. Perché da distante quella porta sembra un buco, io non ci potrò mai passare. Impossibile. Ma abbi fede, poi piano piano questo falso io si sgonfia. Abbiamo una terapia, Krishna, Prabhupada, a Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu, ci hanno dato questa super palestra. E super ingredienti miracolosi che ingerendo e muovendosi come ci hanno spiegato loro, gradualmente riprendiamo la nostra forma originale. E quella porta che sembrava piccolissima, in realtà più ci avviciniamo e più quella porta diventa grande. E diventa così grande che cominciamo a pensare che di qua possono entrare un sacco di persone, perché solo io? Mentre prima
Io di lì non c'entrerò mai, troppo piccola. E se non c'entro io, figurati, nemmeno tu, nemmeno tu. Quindi il neofita cosa fa? Non solo non vuole fare lui, ma cerca di scoraggiare chi ha vicino. Per quello bisogna stare attenti ad associarsi solo con devoti evoluti spiritualmente, perché i devoti neofiti non vogliono entrare da quella porta, ma fanno di tutto per bloccare chi hanno. È una situazione paradossale, no? Ma ci si passa tutti da quello stato di coscienza. E quindi, guarda, non ci posso entrare io, figurati tu. Tu, ma tu nemmeno. Io, guarda, mi ci sono già avvicinato una volta, è impossibile, una porta piccolissima. Ma come? Ma se le scritture dicono che invece tutti possono entrare da quella porta. Sì, ma le scritture dicono una cosa, ma non è vera. Ma come non è vera? Sì, guarda, lo so io, che non, fidati, io ci sono. E quello dice, vabbè, mi fido di te. E prima lo vedevi, poi sparisce. Invece, se uno segue Tathā Sadusanga, Bhajana Kriya, segue il terzo passo, i sadhu cosa ti dicono? Rimboccati le maniche e datti da fare. Il movimento per la coscienza di Krishna non deve essere un posto per pigri, indolenti, criticomani. E chi più ne ha più ne metta. Deve essere un luogo dove entrano le persone che sinceramente ricercano la verità. Oh, anche per altri che dopo un po' si rendono conto che devono sinceramente cercare la verità. E allora c'è posto per tutti. Ma se uno non sta sinceramente cercando la verità, ma è meglio che vada altrove, perché altrimenti si inquina l'atmosfera, no? E quindi Krishna segna la strada attraverso gli acharya, Sadhusanga Bhajana Kriya, dicevo, che è il terzo passo. Cosa dobbiamo fare? Con entusiasmo, Utsahannischaya Dhairya Tattat Karma Pravartanat. Ci dà questi sei elementi di positivi che sono elencati nell'Upadeshamrita, entusiasmo, determinazione, eccetera, e i sei elementi negativi, Atyahara, Prayasascha, Prajalponi, Amagraha, Lauliam, Janasangascha, Shabdir Bhaktir, Vinashati. I primi sei elementi, Prasiddhati, favoriscono il servizio di devozione, i secondi sei elementi lo distruggono. Quindi ci mette in guardia e ci dice, con questi sei oggetti, tu puoi andare velocemente verso quella porta che adesso ti sembra piccola, ma vedrai che non è piccola. È la tua miopia che te la fa vedere piccola. Invece, se usi questi sei strumenti al contrario, quindi atyahara, mangi troppo o accumuli troppo, ti sforzi troppo per cose difficili, prajalpa, chiacchieri troppo di cose inutili, perdi troppo tempo a chiacchierare. Erano bei tempi quelli, guarda. Se fosse così, sì, ma adesso, ma guarda, non funziona. Ma se noi 3 anni e mezzo avessimo fatto questi discorsi, non funzionava per niente. Invece abbiamo cercato di seguire gli insegnamenti degli acciari e qualcosa sta funzionando. Quindi ognuno di noi individualmente può far funzionare la coscienza di Krishna ed essere in estasi dalla mattina alla sera per quello che sta facendo. Se poi incontra qualcuno e questo qualcuno desidera evolvere, questa estasi diventa, come si dice? Contaminante, contagiosa, contagiosa.
L'estasi è contagiosa. Quindi Bhajana Kriya è il servizio di devozione. Allora, da cosa si vede che quando una persona si avvicina alla coscienza di Krishna è sinceramente desiderosa di scoprire la verità? Alzi la mano chi ha la risposta. Uno, due. Sembrava che avesse alzato la mano, invece si è grattato il naso. Tre. Allora, prima alzato la mano a Caterina. Chi ha altri? Allora, qual era la domanda? Quattro, anche Vrindapriya. Qual è il segnale che una persona che viene a contatto con la coscienza di Krishna sta seriamente cercando la verità? Caterina? Anche Simesh ha alzato la mano. Ai cerotti perché deve suonare la mridanga, ma l'avevi alzata prima tu. Qual è il segnale che una persona che viene in contatto con la coscienza di Krishna è sinceramente desiderosa di conoscere la verità? Allora, passiamo la parola a Krishna Das e poi ti ritorniamo. Per il servizio che fa. Krishna Das. No, non perché si viene. Uno viene in contatto con la coscienza di Krishna. Qual è il segnale che sta sinceramente cercando la verità? No, ma la grazia maestro spirituale tende non è il segnale. La grazia maestro spirituale va bene, poi chi era il terzo? E Grilla però si è grattato il naso e ha alzato la mano, perché che vuole servire. Poi Laura, non ne puoi più fare a meno. Diventa bhakti addicted, eh? Assuefatta la bhakti. Simeshvara, Goranga, che cerca l'associazione dei devoti. Come hai sempre due nomi, non mi ricordo mai come chiamarti. Luciano o... Sì, ma questa non è la risposta. La mia domanda era qual è il segnale? Cioè, ti faccio un esempio. Ti prendi dopo, forse ci sarà la cena, non è ancora sicuro, dobbiamo chiedere in cucina perché potrebbe anche, siccome c'è la festa dell'ultimo dell'anno domani, forse sarà digiuno fino a domani, non è ancora sicuro. Però supponiamo, no, ci sarà la festa. Antonella, non ti preoccupare, c'è la cena, adesso a me piace scherzare. Dopo ti portano un bel piatto di prasada, lo prendi, qual è il segnale che tu l'hai preso? Che ti senti sazio. E quindi uno passa con un altro piatto, passa Bhakta Matteo con un altro piatto e ti dice, prendine un altro, e dici no. Basta, no? Giusto, quello è il segnale che tu hai mangiato, no? Quindi qual è il segnale che uno segue Shraddha, il primo passo, il secondo Sadhu Sangha, eh? Il terzo Bhajana Kriya, eh? Qual è il segnale? Poi c'era no, c'era Vrindapriya, la gratitudine, Natalia. E comincia a fare le domande con sottomissione. Allora, tutte le risposte sono no. Tutte le risposte sono giuste.
Un paio sono, sì, si capisce che sono giuste, ma non sono andate nello specifico. È che uno chiede, se canta Hare Krishna, qual è il segnale che sta cantando bene Hare Krishna? Quando noi cantiamo Hare Krishna, cosa significa? Krishna, impegnami al tuo servizio. Allora Krishna, siccome se noi cantiamo sinceramente, Krishna ascolta e dice, eccoti il servizio. Qual è il segnale che cantiamo sinceramente? Che quando arriva il servizio, noi diciamo grazie Krishna, ci rimbocchiamo le maniche e ci impegniamo in quel servizio. Se invece arriva il servizio e diciamo guarda, io quel servizio lì non lo faccio. Poi trovo un altro perché adesso non ho da fare, eh? È tardi, in più voi non siete dei bravi devoti. Questo soprattutto, sottolineiamo anche questo punto, quindi non vi meritate il mio servizio che io sono così importante, ma questo non è il segnale che hai cantato sinceramente Hare Krishna. Vuol dire che dentro c'è una parte che deve ancora guarire, che deve ancora migliorare. Allora, Krishna, che è infinitamente misericordioso, dice: va bene, però hai comunque cantato Hare Krishna, quindi hai comunque suonato il campanello. No? Adesso vai e nel mondo vedi cosa c'è, vedi come sarai trattato o trattata, vedi quanto costa il pane, vedi quanto poco tempo hai e quanto ne sprecherai. E così, se uno poi è sincero, ricomincia di nuovo, perché prende le batoste e allora, se è sincero, comincia a sviluppare fede, dice Krishna, portami fuori di qua. Io mi sono trovato in situazioni dove ho pregato sinceramente, portami fuori di qua. Ci volevano quelle situazioni lì per farmi, no? Fare il passo. E portami fuori di qua e Krishna, che è nel cuore, quindi vede tutto quello che succede, dice: bravo, mi ha fatto una richiesta con sincerità. Quindi, Shraddha, il prossimo passo qual è? Il secondo passo qual è, Natalia, dopo Shraddha? Sadhu Sangha, e quindi ti manda un devoto, come questa signora che mi ha chiamato poco prima che iniziasse il programma e mi ha detto: telefono da Bra. Ho incontrato un devoto che avevo incontrato 2 anni fa. Pensate, no? L'importanza di sacrificarsi per gli altri. E mi ha dato un libro. E io gli ho fatto un'offerta, allora lui me ne ha regalato anche un altro, quindi era molto contento. Io li sto leggendo e sono seriamente interessato. Ditemi cosa devo fare. Shraddha, cosa ha fatto? Ha guardato il numero di telefono sul bigliettino, Sadhu Sangha. E io cosa le ho detto? Guarda. Mi dispiace, siamo chiusi, ho risposto per sbaglio, non, no, ho detto Hare Krishna. Il prossimo passo che devi fare è venire, ma io non mi muovo tanto, ho capito, ma non abiti, gli ho detto, non abiti mica in Etiopia. A Bra, se non hai la macchina, prendi il tuo trenino, arrivi a Porta Nuova, prendi il 68 e vieni qua. Ah, bene, allora lo farò. No? Però, io vi conosco da 30 anni, ma adesso dopo aver, lo posso dire perché mi ha detto che non è, prima non ho fatto nomi, ma poi mi ha detto che non ha internet, perché io le ho detto subito, vai su internet, ti colleghi, ma io non ho internet, no? Ci sono quelli che sono un po', restii da quel punto di vista. Allora c'è l'altra strada, prendi il treno e vieni. Se
seguirà quello che è stato il consiglio, inizierà il suo percorso. Ma io credo di sì, perché io ho detto, poi il primo passo dovresti diventare vegetariana. Fa, ma io sono vegetariana da quando avevo 11 anni. E allora sei già messa bene, no? Ma perché i sadhu hanno capito che questa porta, che sembrava minuscola e impenetrabile, in realtà è meravigliosa, è grande, chiunque entra lì si riempie di luce e di bontà d'animo e di tutte le più buone qualità. Yasyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarvair Gunair Tatra Samasa Tesura. Coloro che sono impegnati al servizio di devozione sviluppano tutte le qualità degli esseri celesti automaticamente. Quindi quella porta diventa così grande che a un certo punto uno dice: ma come? Solo io? Si guarda intorno e vede milioni di persone dimentiche della verità, dimentiche di Krishna, convinte di essere ciò che non sono. E allora torna sui suoi passi e dice: no, qui c'è bisogno di rimettere anche il cartello di non usare quella marchingegno. Qui c'è bisogno di fare qualcosa. Allora torna sui suoi passi e cerca di invitare Ah, questo è anche un altro segnale che dalla prossima settimana, adesso è finita la maratona del Sankirtan, faremo quel tamponamento del quale si sta parlando già da un po'. Insiste, ma qualcuno magari va a dare un'occhiata e può dire che. Non ci siamo meravigliati. Allora, l'inizio non è male. Tornando a bomba, come si dice, ho perso un attimo il filo. Eravamo a Krishna, che è il tempo, e Krishna è rappresentato da Brahma. Quindi noi dobbiamo avere fiducia nelle parole di Krishna. E Brahma, che è l'architetto dell'universo e tutti gli esseri celesti agiscono sotto la sua giurisdizione, attraverso i suoi poteri è collegato con la natura materiale. Quindi se noi ci impegniamo seriamente, sinceramente al servizio di Krishna, e questa è la prova. Questa è la prova che abbiamo fatto tesoro del Sadhusanga, che ci impegniamo nel Bhajana Kriya, nel compimento del servizio di devozione. Lì dimostriamo la nostra sincerità nel ricercare la verità, che veniamo in contatto con i Vaishnava, chiediamo cosa posso fare per essere utile e i Vaishnava ci dicono: fai questo. Se noi lo facciamo, allora siamo sinceramente alla ricerca delle verità. Francesco, un'altra volta, magari ne parliamo dopo. Apro una piccola parentesi per ricordarti che dopo. Se facciamo così, allora vuol dire che siamo sinceri. Se non facciamo così, vuol dire che non siamo sinceri. Semplice. Ma il mondo è bello perché è vario e c'è posto sia per quelli che cercano sinceramente, quelli no. Ma noi incoraggiamo chi cerca sinceramente di abbracciare il servizio di devozione di rimanere qui. Chi non è sinceramente alla ricerca, gli consigliamo di andare altrove, a fare qualcos'altro. A parte Corso Tortona 52, vorrei capire
Se calcoliamo tutte le strade di Torino e tutti i numeri civici, che proporzione c'è da uno? Quante saranno tutte le strade e tutti i numeri civici? Almeno 400.000, no? Hai 500.000 opportunità di andare altrove. Semplice, perché qui noi incoraggiamo a rimanere chi sta cercando, chi sta chiedendo sinceramente aiuto, chi vuole conoscere Krishna. E allora si crea uno spirito di gruppo dove non c'è e non ci sono interferenze, perché se ci sono delle interferenze creano un disturbo. È vero o no? Poi c'è chi dice, ma io vorrei ma non posso. Vorrei ma non me la sento. Quindi Krishna considera tutto questo e nel dodicesimo capitolo dà questi elementi ulteriori. Dice, tu innamorati di Krishna, di me, eh? Pensa sempre a me, sii assorto in me. Ma se non puoi, se non riesci, cosa dice? Segui i principi del Bhakti Yoga. Perché? Ti devo chiedere di cambiare sedia, Francesco, perché quella lì scricchiola. E se no si sentono di più i tuoi scricchioli cambia sedia, o ti siedi per terra, cambi sedia. Quella lì magari dopo la dobbiamo. Allora segui i principi regolatori del Bhakti Yoga. È interessante questo punto. Perché? Chi se lo ricorda? Sì, ma nello specifico, chi se lo ricorda? Vabbè, io me lo ricordo, l'ho letto prima, però se qualcuno se lo ricorda, sto stimolando un po'. Perché seguendo i principi regolatori del Bhakti Yoga svilupperai il desiderio di raggiungermi, dice. Ecco perché Prabhupada ha detto seguite i principi regolatori, perché se non segui i principi regolatori, il tuo desiderio per unirti a Krishna viene meno. Viene meno. Krishna, Krishna. E dice sì, però mi bevo anche due birre. Ok, prova e vedi se dopo continuerai a dire Krishna, Krishna. È scientificamente provato che non lo dirai più. O lo dirai in un modo che non ti mette in connessione, capite? Ma Krishna dice, ma io non riesco a fare a meno di queste cose. Allora Krishna cosa dice? Segui comunque, cerca di sforzarti, offrendo i frutti del tuo lavoro. Guarda, io non riesco a seguire i principi regolatori, che dire di essere sempre assorto in Krishna. Ma comunque vorrei, quello che dicevo prima, no? Quindi la porta è anche per chi dice vorrei ma non posso, ah, perché Krishna la lascia aperta e quindi noi cerchiamo di essere buoni servitori. Allora offri i frutti del tuo lavoro. Prendi, guadagni 1.000 euro, prendine 100 e offrili a Krishna. 10, 7, qualcosa dai. Perché altrimenti se sei un avaro e tieni tutto per te, non puoi pretendere che Krishna ti offra un po' della sua, ti dia in cambio qualcosa. Come fa a darti in cambio di niente, cosa ti può dare? Niente. No? E poi se non sei in grado nemmeno di offrire i frutti delle tue azioni, allora dice, coltiva la conoscenza. Prenditi un libro,
ma non ho soldi. Vai in libreria, apri il primo libro che trovi, anche I Promessi Sposi, che odiavi profondamente perché hai cercato di infilarteli da tutte le parti quando eri a scuola, e scoprirai che Manzoni era un personaggio illustre, che aveva un sacco di conoscenza e ha inserito in tutti i vari personaggi dei Promessi Sposi, da Don Abbondio all'Innominato, a Don Rodrigo, alla Perpetua, ha inserito una miriade di mentalità che sono lo specchio del falso ego che c'è ovunque nel mondo. E se tu ti leggi bene quel libro lì, svilupperà il desiderio di essere migliore di come eri prima di averlo letto. Questo vuol dire Krishna. Vuol dire coltiva la conoscenza anche qualunque cosa. Apriti un libro, basta che non sia di stupidaggini o di adesso sta uscendo, ho visto nelle varie notizie, la nuova versione di un film dell'orrore che andava 30 anni fa. Ma dico, ma per fare un film sapete quanti soldi ci vogliono? Dai 2 ai 3 milioni di euro minimo per partire, no? E per poi produrlo e metterlo in programmazione, diffondere, sapete, ci bisogna investire un sacco di soldi. In questi soldi che ho detto c'è anche tutto il resto, perché devi pagare gli attori, devi pagare tutto. E c'è gente che, no, Krishna neanche 10 euro, guarda, io il libro non te lo prendo. Io rispetto tutti, ma io voglio che mi rispettino le mie idee. E poi spende 1,5 milioni per fare un film dell'orrore che rovina la mente di milioni di persone. E tutti, oh, fa il regista. Ma il regista di che? Che era meglio se andava a pascolare le pecore, che faceva meno danni. Io rispetto a tutti, allora vai a rispettare le pecore, che fai un gesto di benevolenza all'umanità sofferente, no? Quindi un libro coltiva la conoscenza e così diventi meglio di come eri prima. E poi dice, se non riesci a fare nemmeno questo, fai ATP, degli ATP. Dai un panino vegetariano a uno che ha bisogno, fai qualcosa di utile, almeno così diventi un po' più sensibile. Pensate a Krishna come misericordioso, parte dal Vaishnava più elevato e arriva alla persona più degradata. E a tutti vuole bene e poi dice Vidya Vinaya Sampanne. Brahmane gavyastini, shunichaiva svapake cha pandita samadarshina. Chi è il pandita? La persona veramente erudita. Colui che vede tutti con occhio equanime. Ma cosa vuol dire tutti con occhio equanime? Che tratta tutti in modo uguale? No. Tratta tutti in modo uguale, trattando ciascuno in modo diverso, perché ognuno di noi ha un proprio status, una propria mentalità, una propria psicologia, proprie abitudini, proprio carattere, propria età. Non puoi trattare uno che ha 20 anni come tratti uno che ne ha 70, non puoi farlo, no? Devi avere un rispetto diverso. Seguiamo la via tracciata da Krishna, allora vediamo Krishna in ciò che vediamo, quindi il tempo lo vediamo, la lettera A abbiamo studiato, rappresenta Krishna, Brahma non lo vediamo, ma rispettiamo la parola di Krishna, abbiamo fede nella parola di Krishna e vediamo tutto quello che Brahma riesce a che è riuscito a manifestare, quindi anche se non lo vediamo. Chi ha mai visto il presidente che ne so, della casa automobilistica? Magari non l'hai mai visto, ma ti guidi la macchina, dici, ma bella macchina, vabbè, qualcosa di buono fatto, cioè nel senso,
Non c'è bisogno di avere un rapporto personale con Brahma per apprezzare Brahma. Basta vedere che tutto si muove perfettamente, le stagioni, il sole, la luna, i cicli, tutto si muove perfettamente. Niente è lasciato al caso. E quindi questo è un modo per vedere Brahma anche se non riusciamo a vederlo. E poi, per concludere, visto che abbiamo letto anche questo verso, sono la morte che tutto divora. L'altro ieri pensavo, se qualcuno mi chiedesse, ma tu perché canti Hare Krishna, perché stai studiando la Bhagavad Gita? Beh, una delle risposte è che ho un po' di fifa della morte. E so che prima o poi arriverà, e non tra molto, perché oltretutto, volevo toccare ferro, ma qui è tutto di legno. Aspetta che bevo un po'. Perché oltretutto i 20 anni l'ho già compiuti da un po'. E ogni tanto che penso al momento fatidico, dico, non deve essere un bel momento, eh? Non deve essere un bel momento. E vorrei arrivarci bene, pronto, ben predisposto d'animo, con la psicologia, col corpo possibilmente, come pregava il re Kulakshetra, fammi lasciare il corpo adesso che sto bene e posso cantare Hare Krishna in modo cosciente, perché dopo sarà dura quando non riuscirò più a parlare, non riuscirò più a connettere, quando vuoi muovere la mano destra, si muove la sinistra, dove sei bloccato, mani e piedi in un letto, no? Quindi, Mrityu Sarva Harascham, Krishna viene come la morte che tutto divora. Quindi, se uno non riesce a riconoscere Krishna prima, lo dovrà riconoscere per forza al momento di lasciare il corpo. Infatti, diventano tutti più buoni al momento di lasciare il corpo. Infatti, molti quando si va al funerale di qualcuno, ma sai che sta meglio adesso, si dice, eh? Ha smesso di soffrire, è vero o no? Alle volte, a parte quelli proprio i demoni cattivi che Krishna li strappa di lì e li porta all'inferno, eh? Ma il più delle volte si dice così al funerale. Ha smesso di soffrire, soprattutto se uno ha avuto una lunga agonia, ha sofferto molto, no? E al momento di lasciare il corpo diventa più buono per forza, perché non ha più elementi ai quali aggrapparsi. E quindi, anche se non entra in altre dimensioni, rimane in questa, cerca di aiutare le anime che sono ancora incarnate. Per quello che può, cerca di manifestarsi, in qualche modo. Infatti molti vanno da quelli che hanno i poteri paranormali per capire se la mamma c'è ancora. È certo che c'è ancora, da qualche parte c'è. E se ti ha voluto bene, e se ti voleva bene, e tu hai voluto bene a lei, magari è ancora lì che sta cercando di darti una mano in qualche modo, no? E quindi tu cerca di reciprocare, e metterti d'accordo con la mamma per fare le cose, meglio di come le facevi prima. Però uno diventa più buono perché, il falso ego non ha più questa, non è più così predominante, anche la collera e tutto il resto, no? Quindi, Mrityu Sarva Harascham, impariamo a temere la morte, ma non fine a se stessa, ma perché rappresenta Krishna, e se siamo intelligenti, cerchiamo di diventare più buoni
prima che arrivi. È vero o no? E attraverso il servizio di devozione si diventa più buoni, ascoltando, cantando, assaggiando il prasadam. I nove metodi del servizio di devozione fanno addolcire il cuore, fanno migliorare interiormente. Mritu Sarva Harascham. E anche la sorgente di tutto ciò che verrà. Dice Prabhupada, fa l'esempio del bambino che esce dall'utero, anche quello rappresenta Krishna, un momento importante. Quindi quando il devoto, cosa vuol dire uscire dall'utero per il devoto? Vuol dire accettare un maestro spirituale e seguire le sue istruzioni. Quello è il segnale anche, è stata una buona risposta, diceva, che ha accettato un maestro spirituale e mette in pratica le sue istruzioni. Questo vuol dire essere usciti dall'utero. Prima tutto entrava di qua e usciva di qua. E il maestro sono io e decido io quello che va fatto perché io so come si vive. No? E se sapevi come si vive, perché sei sempre imbronciato dalla mattina alla sera? Perché non hai amici? Perché non ti vuoi bene? Perché ce l'hai col mondo e te la prendi addirittura con i devoti che si stanno facendo in quattro per aiutarti? Se pensi di essere chissà chi, perché sei così? Se sei così vuol dire che non sei chissà chi. E allora, se non sei chissà chi, associati un po' con più umiltà con i devoti e vedrai che comincerai a vederli sotto un'altra ottica. E quindi l'inizio rappresenta Krishna, e poi della donna dice: nella donna sono la fama, la fortuna, l'eloquenza, la memoria, l'intelligenza, la fedeltà e la pazienza. Pensate, una donna può, chiaro, tutte queste qualità le può avere anche un uomo, ma nella donna sono più prominenti, scusate, e rappresentano Krishna. Quindi la fama, la fortuna, l'eloquenza. Non trasformiamo l'eloquenza in chiacchiericcio. Allora, come si fa a trasformare il chiacchiericcio in eloquenza? Leggendo di più e parlando di meno. Semplice. Guarda, prima parlavo 3 ore al giorno e leggevo 3 minuti al giorno. Adesso inverti le proporzioni, studia 3 ore al giorno e parla 3 minuti. Fallo per una settimana e se funziona, vieni a dirmi. Vieni alla prossima festa da domenica a dire: funziona! Prima parlavo 3 ore e studiavo 3 minuti. Adesso per una settimana ho studiato 3 ore e parlato 3 minuti e mi sento divinamente. L'eloquenza, la memoria, e questa memoria bisogna imparare a usarla bene per Krishna e non per ricordare cose negative. L'intelligenza nella donna è molto spiccata, infatti molti uomini dovrebbero ascoltare di più le consorti, perché hanno un'intelligenza intuitiva più forte. La fedeltà, ecco, questa è la qualità di una donna che Prabhupada dice: una moglie deve essere casta e fedele al marito, se riesce ad essere casta e fedele. E bisogna imparare a diventare fedeli e casti dentro, perché fuori è più facile, dentro un po' più difficile. Quindi dentro bisogna essere casti. E come si fa a essere casti dentro? Bisogna innamorarsi di Krishna, perché noi dobbiamo essere innamorati. Perché uno cerca l'amore? Perché tutti cercano l'amore? Proviamo a farci questa domanda. Solo che nel mondo materiale cosa succede? E lo vediamo, una volta si diceva nei rotocalchi, adesso lo vediamo su Facebook, che ti
Ti amerò per sempre, si sposano e dopo 6 mesi divorziano, dopo 6 anni. Mi ricordo un cantante famoso che si è sposato per la seconda volta e nel matrimonio ha scritto che se divorzieremo ti darò 20 milioni, una roba del genere. E io quando lo lessi sta cosa dissi, ma come fa? Cioè, a mettere un tono così economico a un rapporto d'amore, no? E dopo 3 anni ho letto su un altro giornale che questi due si sono separati e lui ha dovuto dargli un sacco di soldi, no? A darle un sacco di soldi. Quindi, quando ha firmato quella cosa, era innamorato pazzo. E poi, quando è andato dall'avvocato, si è dato del pazzo che aveva firmato quel documento. Perché? Perché l'amore in questo mondo materiale è illusorio. È vero o no? Allora, se noi sviluppiamo amore per Krishna, che non è un amore illusorio, diventiamo casti perché non ci interessa più l'amore di questo mondo. Se siamo già sposati, allora ci innamoriamo di Krishna e vediamo la consorte o il consorte sotto una visione spirituale. E quindi ci innamoriamo anche di più del consorte e la consorte, ma in relazione a Krishna. E vediamo, aborriamo l'idea di avere altre relazioni. Perché sarebbe un tradimento per la consorte e consorte e per Krishna. Quindi cambia il paradigma, ci spostiamo. Prima cercavamo l'amore e ogni persona che incontravamo ci facevamo un pensierino. Potrebbe essere lei, potrebbe essere lei, potrebbe essere lui. Anche solo una frazione di secondo funziona così, pensate. La castità di Kali Yuga cioè ci si potrebbe scrivere pagine e pagine. Invece qui dice sono la fedeltà, l'intelligenza, la fedeltà. Fedeltà, come si fa a diventare fedeli? Perché proviamo un amore così grande per Krishna che lo dimostriamo con la fedeltà. Alle volte per innamoramento, per trasporto e per inerzia, alle volte anche con sforzo, sofferenza e determinazione artificiale. Brahmachari impara anche questo, ad essere anche artificialmente cosciente di Krishna. Perché anche artificialmente vai a lavorare, vero o no? Non è che ti svegli al mattino, oh che bella giornata, adesso lavorerò tutto il giorno, 8 ore più 2 ore di viaggio per un padrone che odio, per 4 soldi che la metà l'ho già spesi e l'altra metà anche, oh che bella giornata, no? Ti armi di coraggio comunque e vai, felice o no? Allora, essere brahmachari alle volte è facile perché cantiamo nel kirtan, siamo in estasi perché abbiamo letto la Bhagavad Gita, abbiamo ascoltato e quindi il mondo spirituale è un tiro di schioppo e io penserò sempre solo a Krishna, eccetera. E invece il giorno dopo, quando magari viene meno quell'energia, l'energia materiale si fa più potente e ciò che attrae nell'energia materiale ti dice vieni, ti farò felice, tanto felice. Eh sì, voglio vedere come ti farà. Ma a parte quello, e allora lì cosa devi fare? Non hai più il trasporto, la forza che avevi il giorno prima. Allora ti ricordi dei principi regolatori e
e li segui anche per forza. Ti sforzi di seguirli. Questo è un vero brahmachari, è come in una relazione. La relazione d'amore si vede quando l'amore viene meno. Se è vero amore, tu continui ad amare la persona anche se non la ami più. Quello è il vero amore. Se invece era un amore solo passionale, il giorno dopo o dopo 6 mesi incontri un'altra o un altro che te ne offrono di più, saluti, arrivederci e grazie. Quello non era vero amore, quello lì era solo un po' di passione. Quindi il brahmachari impara a mettere a dura prova il suo amore per Krishna, seguendo fedelmente le istruzioni del maestro spirituale. E se, come spiega, mi sembra Rupa Goswami, la prova dell'amore è quando ci sono tutte le situazioni ostiche, contrarie, e che ti dicono basta, è arrivato il momento di smettere, se tu continui, quello è la prova dell'amore. Quindi anche nei momenti difficili siamo coscienti di Krishna e ci ricordiamo, ok, ieri ero entusiasta, oggi devo stringere un po' i denti, ma se seguo i principi regolatori del Bhakti Yoga svilupperò il desiderio di servire Krishna. Allora li segui e il giorno dopo dici per fortuna, perché il giorno dopo ritorna quell'entusiasmo e eccetera, eccetera. Quindi, ascoltando tutte queste belle descrizioni, è la pazienza, la fedeltà e la pazienza. Ecco, nella donna, se una donna impara ad essere paziente, in certi momenti è più facile, in altri momenti, altro che pazienza, se una impara a diventare paziente, sviluppa delle qualità molto belle, attraenti e diventa una donna migliore. In realtà, come ho detto altre volte, tutti noi siamo prakriti, siamo energia femminile. Hare Krishna, e il prasadam? Ah, dai, la prossima. Hare Krishna. Tutti noi siamo in questo senso femminili. E possiamo imparare a sviluppare queste buone qualità, sia che siamo uomini o donne, non importa. E diventare ogni giorno dei buoni. C'è la preghiera che leggiamo tutte le mattine, a Tulasi Devi, ed è bella, perché parla sempre al femminile. Perché dice: fammi diventare una servitrice. Anzi, inizia al maschile, poi dice voglio diventare una servitrice delle pastorelle di Vraja, fai che io possa comprendere l'importanza del servizio, eccetera, al femminile. E poi l'ultimo verso dice fai che questo servitore sfortunato diventi, perché chi l'ha scritta, Krishnadas, Kaviraj, Goswami, è che aveva un corpo di uomo, no? Quindi passa, inizia al maschile, poi femminile, perché quella è la nostra Svarupa Siddhi, e poi si ritorna a questa identificazione col corpo, Hare Krishna, per dovere, no? Quindi anche noi possiamo sviluppare questi sentimenti multipli nei confronti di Krishna in base alla nostra situazione che stiamo vivendo e allora questo ci fa essere coltivando questi principi, ascoltando attentamente, servendo i Vaishnava, arriviamo allo stato di liberazione anche in un corpo condizionato, in una dimensione condizionata, possiamo essere liberati. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Grazie per la partecipazione e
Yasmin, io pensavo che fossi brava l'altra volta, ma stavolta sei ancora più brava dell'altra volta, quindi vuol dire che sei una bambina proprio brava, eh? Che riesci a stare 2 ore ad ascoltare uno che parla, io da bambino, ma nemmeno 2 minuti. Quindi i presupposti per il futuro sono ottimi. Già, penso che non c'è più tempo per proseguire anche per le domande. Ringraziamo chi c'ha, se c'è qualche news, no? Ringraziamo. Ha fatto dei commenti, magari se. Già. Saluti, salutiamo chi ci segue via internet. Haribo! Più forte, Haribo! Allora, domani è la festa dell'ultimo dell'anno. Abbiamo ancora dei posti liberi e chi vuole prenotarsi e partecipare è benvenuto o benvenuta, benvenuti tutti, chi vuole, e per i dettagli chiedete ad Abiram o chiedete ai devoti, insomma, a chi potete chiedere per i dettagli di come venire. Non mi ricordo chi mi ha detto come devo venire vestita, e io ho detto vabbè, lì per lì non ci ho pensato. No? È vero, e quando uno va a una festa di solito si veste in base alla situazione, no? Qui abbiamo anche dei bei vestiti, dei sari, magari uno si mette un sari. Hare Krishna, cosa facciamo? Andiamo subito al Prasada che è tardi oggi. Kirtan? Kirtan. Chi dice il Kirtan forte, facciamo il Kirtan. Kirtan. Allora facciamo i Kirtan. Jai Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Vai, allora prendo quello piccolino. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Thank you.
Cioè, cantiamo il Namaste, il Nishinga Pranama, la protezione del Tempio e di tutti noi. Potete cantarla leggendo. Grazie a tutti.